realtà chi segue la dottoressa Maria Pia Sozio sin dall'inizio, sin dalla prima ora, nonché la dottoressa Claudia Corina Benedetti, abbiamo una grande figura professionale e umana, che è quella di Martine Brochat, attrice ma scrittrice. E noi siamo grati a lei perché è già la seconda volta che entriamo nell'ambito di tematiche di salute e Martine con la sua esperienza è presente. Allora, è stata qui sin dalla prima ora e ha sentito ovviamente gran parte degli interventi. Adesso mi permetto di chiederle così, dall'esterno, quindi da uditrice, quale l'ha colpita di più? Beh, diciamo che ho vissuto delle cose che ho vissuto con la mia malattia in ospedale, e io ho la leucemia dal 2003, no? E dunque sono andata spesso, prima mi hanno curato a Roma per 2 anni ma non facevano niente, poi sono andata a San Giovanni Rotondo, però mi ha colpito anche il fatto del mio ematologo mi ha detto, uscendo dalla prima chemio, tu hai diritto all'invalidità. Mi ha detto no, e mi ha detto sì, allora io sono andata, e mi ricordo questa signora mi ha guardato e ha fatto un po' come la signora, ma tu che cosa hai bisogno? Stai bene? E io dentro di me dicevo, io ho bisogno di tutto, però l'ho guardato e detto, no, non ho bisogno di niente, e sono andata via. Ecco, questo è stato, vedi, una delle cose che mi ha colpito. Poi invece per le cure palliative, io ho vissuto con il mio marito che quando ero malata nella prima serie delle chemio, lui si è ammalato alla mia quarta chemio di un cancro allo stomaco. E sono arrivati all'ospedale, a un momento mi hanno detto, signora non c'è più niente da fare, io mi dovevo curare ma me l'ho scordata di questo, ho fatto le chemio. E loro sono arrivati con questo letto, con tutte queste cose. È stato comunque un grande aiuto, ma è stato molto difficile. Comunque diciamo che queste chemio mi hanno aiutato a avere la forza di salvarlo, diciamo, da tante cose che abbiamo fatto insieme. Abbiamo parlato tanto e tutte queste cure che arrivano è molto difficile, mi hanno fatto mettere l'ago. C'è un'angoscia che ho provato, però devo dire che loro sono stati importanti perché me l'hanno fatto riportare a casa. E questa è, per certi punti di vista, una bella testimonianza, è ricca di forza e poi ha avuto anche un esito, insomma, positivo, nel senso che gliele hanno fatto riportare a casa, questo è positivo. Molto positivo, ecco. Perché lui era contento, mi ha detto, ah sì, dico, andiamo a casa, pensiamo a quello che faremo, andremo in vacanza, tutte le cose che uno... Dunque abbiamo potuto vivere gli ultimi momenti bene, ma io credo che ci siamo salvati perché avevamo un grande rispetto per la vita. Ecco, rispetto per la vita, e qui mi ha fornito anche la possibilità di fare la seconda ed ultima domanda di questa sua testimonianza importante che noi rendiamo viva anche attraverso questo momento, oggi, questa giornata e questo convegno. Cioè, la dignità della persona che passa attraverso una visione, ne abbiamo parlato oggi, della persona così com'è fisicamente, ma che spesso dimentica quanto sia importante il percorso psicologico della persona malata. No, è molto importante, a parte avere la fiducia con il tuo medico che sia un feeling vero, diventa quasi un amore ricambiato. Ma col mio marito, quando a un momento era alla fine, mio figlio ha detto, mettiamo la musica che gli piace molto di uno spettacolo, e ti giuro che a quel momento è successo qualcosa, era distesissimo. Grazie di cuore, sempre preziosa alla sua testimonianza diretta. Grazie Martina.